Dell'Ante riconferma il sindaco Melchiorre con una percentuale quasi direi vulgara, oltre il 60%, al momento con 5 su 10 schede scrutinate. Sì, diciamo che su 5 sezioni su 10 siamo già a 800 voti di scarto rispetto alla seconda delle altre due liste. Devo dire che è un risultato che penso sia figlio del grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni. E, diciamo, questo risultato elettorale era da me molto atteso, perché era comunque anche, diciamo, lo specchio di come i cittadini hanno valutato la nostra azione amministrativa in questi 5 anni. Devo dire che sono molto molto soddisfatto. Un grande lavoro, e adesso ce n'è un altro da fare. Quali saranno i primi impegni da portare a termine, e se c'è qualche sassolino da togliere? No, nessun sassolino, anzi io voglio salutare e ringraziare anche i miei competitori in questa campagna elettorale, perché la campagna elettorale è stata una campagna onesta, basata sui temi. Non è stata per nulla, diciamo, incentrata sulle persone, sui personalismi, quindi questo è già un dato, diciamo, di civiltà di questa realtà territoriale, che è riuscita ad esprimere, diciamo, tutte le componenti che si sono presentate all'attenzione degli elettori. Noi ripartiamo da dove abbiamo lasciato, cioè dalle opere che sono ancora, diciamo, non ci sono ancora i cantieri in corso, e continueremo a portare avanti la nostra azione facendo quello che i cittadini in questi anni ci hanno detto che vogliono, cioè quindi sicurezza sulle strade, e attenzione alle manutenzioni ordinarie sul territorio, e anche una interlocuzione, diciamo, maggiore e più incisiva sugli enti sovraccomunali per quanto riguarda la viabilità. Sono stati 5 anni comunque complessi, alla normale amministrazione si è aggiunta la pandemia. A chi vuole dedicare questa riconferma ormai, diciamo, definitiva? La voglio dedicare a tutti coloro che hanno creduto nella nostra proposta politico-amministrativa, ma se mi consentite in particolare alla mia famiglia, a mia figlia e a mia moglie, che hanno sopportato davvero tanto in questi anni e dovranno sopportarlo anche per i prossimi 5. Grazie. Grazie a voi. In bocca al lupo. Credo.